Gli immobili commerciali sono un buon investimento? La risposta è sì, però devo prendere in considerazione alcuni aspetti. Un immobile commerciale è un investimento a lungo termine, quindi ha sicuramente meno rivendibilità nel breve periodo rispetto a un appartamento. Cioè, compro un bilocale, fra 2 anni lo voglio vendere, o anche solo fra 6 mesi, sicuramente ho un mercato molto più ampio di potenziali acquirenti in quel momento lì che siano interessati a comprare un appartamento. Se decido invece di comprare un negozio, un ufficio o qualcosa di più consistente da mettere a reddito, devo pensare di avere un'ottica di investimento invece a lungo termine, almeno 7-10 anni. Che vantaggio ho? Che a parità di acquisto, quindi facciamo sempre l'esempio facile, compro un appartamento da 100.000 euro e potenzialmente posso ricavarne 500 euro di locazione. Compro un negozio, compro un ufficio da 100.000 euro e la rendita che ho è sicuramente superiore. Quindi posso pensare di prendere un 15-20% in più. Un negozio di 60 metri lo posso pensare di affittare a 700, 800, anche 1000 euro a seconda delle posizioni. Se prendo un ufficio, anche in quest'ottica qui, ho tra l'altro un tipo di inquilino completamente diverso. È un inquilino stabile che nel tempo mi darà tranquillità, a differenza magari dell'appartamento dove, soprattutto, facevamo l'esempio poco fa di un bilocale, il turnover di inquilini è molto più alto. Quindi questi sono sicuramente aspetti che devo tenere in considerazione quando penso di investire in immobili non residenziali, quindi commerciali piuttosto che uffici. L'altra cosa che devo tenere in considerazione quando penso di investire in un immobile commerciale è la durata del contratto. Come dicevo poco fa, deve essere lungimirante il mio investimento, perché i contratti di locazione non residenziali durano 6 anni e si rinnovano gli altri 6. Quindi comunque ho un inquilino, ripeto, che è molto più stabile, mi sta dentro almeno 10-12 anni rispetto a un immobile residenziale. Se questo è un argomento che ti interessa particolarmente e vuoi approfondirlo, ti invito a scrivermi nei commenti e io ti contatto per approfondire assieme quello che sono questo tipo di investimenti e guardare qual è il più redditizio che fa per te.